Ho sempre saputo che prima o poi nella vita avrei scritto un libro, più o meno dall'età dei 3 anni. Sapevo malapena impugnare una matita e scarabocchiare le mie prime parole su un pezzo di carta. E me lo ricordo benissimo il mio primo tentativo. Ero all'asilo, tutti gli altri bambini dormivano, perché era l'ora del pisolino pomeridiano, e io da sempre ero insonne, già da bambina, e tuttora lo sono. La maestra, pur di mettermi a tacere, mi mise in mano la penna che aveva nel taschino e, non potendo uscire a procurarsi un blocco da disegno per tenermi buona, aprì lì davanti a me un fazzoletto di carta per scarabocchiarci su, per disegnarci su. Ebbene, lì ebbi il colpo di genio, creare il mio primo capolavoro, sfruttare le pieghe di questo fazzoletto di carta come linee per separare le vignette di quello che sarebbe stato il mio primo libro, la versione a fumetti della fiaba di Cappuccetto Rosso. E lo feci. Il caso volle, o meglio, la sfiga in questo caso volle, che io in quei giorni avessi anche raffreddore, i bambini sono sempre malati. E la stessa insegnante che aveva creato il genio lo demolì all'istante facendomi soffiare il naso proprio in quel fazzoletto, cancellando per sempre probabilmente la possibilità di realizzare nella vita un vero e proprio caso editoriale. Non so bene cosa mi abbia poi condotta effettivamente da realizzare la versione a fumetti di Cappuccetto Rosso a scrivere un saggio scientifico che esplora le dinamiche nascoste del nostro fare sesso. Non è dato sapere, insomma, poi crescendo si cambia e poi mi perdonino i miei genitori, però probabilmente anche l'insonnia deve aver giocato un ruolo su questo interesse. E sta di fatto che oggi sono qui e volevo condividere con voi alcune delle idee che, mentre mi dedicavo a questo lavoro, che poi si è concretizzato in un vero libro che, avete capito tutti, non parla di cucina, alcune delle idee che ho visto letteralmente precipitare, cadere, essere rase al suolo dalla documentazione. E devo dire che non poche di queste idee mi condizionavano anche probabilmente sotto le lenzuola e magari stanno condizionando anche voi. Così come mentre lavoravo a questo libro ho realizzato che alcuni degli aspetti del nostro fare sesso che pensavo fossero scontati, banali, non meritevoli di attenzione dal punto di vista scientifico, invece erano stati esplorati molto da vicino, da scienziati estremamente curiosi e non solo con gli strumenti classici della medicina in laboratorio, della medicina o anche della diagnostica, ma anche irrompendo nella stanza dal vivo, su più bello, magari interrompendo due amanti. E siccome ho deciso di partire in modo molto soft, volevo innanzitutto coinvolgervi in un piccolo giochino. Niente di spinto, vorrei solo che pensaste per qualche secondo al vostro partner, in particolare di baciarlo. Se non lo avete, pensate al vostro vicino, insomma, tutti ne avete uno. Magari è carino, non si sa mai nella vita. La domanda che dovete porvi è: da che parte inclinerei la testa per baciarlo, per non scontrarmi naso a naso con questa persona? A destra o a sinistra? È una domanda stupida, vi fa ridere. Eppure c'è chi nel mondo scientifico se l'è posta in laboratorio. C'è chi nel mondo scientifico ha trascorso dei mesi della propria attività professionale girovagando col block notes alla mano a osservare le coppiette salutarsi negli aeroporti o nelle stazioni o nel parchetto sotto casa a fini statistici, o perlomeno questo è quello che ci dicono gli scienziati. Questi fini statistici ci consentono però in questo momento di dire che più o meno 2/3 delle 1200 persone che vedo in questa stanza inclinerebbero la testa verso destra, solo 1/3 verso sinistra. E fin qui, chi se ne frega. Se non fosse che la cosa divertente sono le ipotesi che gli scienziati hanno elaborato per spiegare questo comportamento, una delle quali mi ha particolarmente colpita, emozionata anche, e cioè quella che fa derivare questo comportamento addirittura dal nostro orientamento, dai nostri movimenti, durante lo sviluppo fetale, cioè quando eravamo ancora nel pancione della nostra mamma. E quindi l'idea è bellissima, una bellissima idea questa, insomma,
il nostro modo di baciare potrebbe esistere in un certo senso già prima ancora di venire al mondo. Bene, questa è un'ipotesi. L'altra, che sto per dirvi, non dovete mai pensarci prima di baciare qualcuno, soprattutto se il bacio è un limone. Ma la seconda ipotesi, appunto, è quella che fa risalire questo comportamento alla scelta tra i due seni della nostra mamma al momento di allattarci. Buoni baci a tutti, direi anche. Le ginocchia tremano, gli occhi brillano, il cuore palpita. Tutto vero. Quando qualcuno ci piace, queste sono le normalissime reazioni fisiologiche del nostro organismo. E ora rovinerò anche quelle, perché di fatto se le nostre ginocchia tremano è perché c'è un neurotrasmettitore che schizza in circolo proprio quando qualcuno ci attrae romanticamente o sessualmente e che ci dà la sensazione di avere le gambe leggermente più deboli del solito e quindi appunto le ginocchia tremano. Gli occhi brillano, e brillano davvero, perché la dopamina, che è un'altra delle molecole che, la cui concentrazione si impenna quando qualcuno ci piace, sembra dia proprio, possa dilatare leggermente le nostre pupille, contrarre leggermente le nostre palpebre, e in questo modo si ha l'impressione che lo sguardo, il nostro sguardo, rifletta un maggior quantitativo di luce, anche se solo per una piccola frazione di secondo. Quindi gli occhi brillano. E il cuore batte, accelera, aumenta la frequenza del suo battito e lo fa per spingere più sangue ai distretti del corpo, in particolare per ossigenare meglio i nostri muscoli. Magari noi siamo usciti di casa pensando, vabbè, anche stasera non si conclude niente, però poi lui decide che se qualcuno ci piace, nel dubbio si porta avanti, prepara il corpo all'attività sportiva. Poi magari torniamo a casa delusi, però lui è un ottimista, lui va. Lui intanto comincia. In tavola, attenzione, non sopra la tavola, quindi non scendiamo in dettagli. Parliamo di cibi afrodisiaci. Peperoncino, spezie piccanti. A tutti sarà capitato, magari anche controvoglia, di beccarsi la cena etnica. E vabbè, calore, sudorazione, tachicardia, sensazione di bruciore. Tutte cose normalissime quando mangiamo questi ingredienti. E tutte reazioni anche normalissime quando facciamo quella cosa lì, durante l'escalation dell'eccitamento sessuale fino all'orgasmo. Ebbene, sembra che sia proprio per questa analogia che, secondo gli scienziati, abbiamo preso a considerare questi condimenti degli afrodisiaci, quasi fossero degli interruttori verso il desiderio. In realtà sono degli analoghi sulle reazioni fisiologiche del nostro eccitamento sessuale, quindi insomma una spiegazione un po' diversa da quella che sinceramente mi aspettavo. Altro cibo in questione, magari vi sarete svenati a San Valentino per comprarle, le ostriche. Le ostriche, sì, Casanova, a colazione, se ne sparava 50 così, ogni mattina, perché lui c'aveva da fare, insomma, aveva tantissime donne e doveva tenere botta. E ciò nonostante, gli scienziati hanno un po' analizzato la composizione chimica di questo cibo, non trovandovi all'interno nulla di così fenomenale dal punto di vista del vigore sessuale, del desiderio. Ciò che secondo gli scienziati ha reso nella storia questo cibo un afrodisiaco è l'aspetto. I bivalvi ci ricordano i genitali femminili, ci fanno pensare al sesso e quindi un po' come in medicina lo chiamiamo effetto placebo, la suggestione, ciò che ci viene in mente, ciò che ci viene ci viene in mente poi va a riflettersi in precise risposte biologiche, quindi magari ci fa salire il desiderio. Vi viene in mente un analogo maschile delle ostriche? Coraggio? Il principale? La banana, il frutto dell'amore. Come coi cibi afrodisiaci, si dà spesso per scontato che siamo in grado di emanare alcune molecole odorose tali da attirare sessualmente qualcun altro, i cosiddetti feromoni. E in parte questa cosa è vera, peccato che non sia stata ancora provata sugli esseri umani. I feromoni sessuali esistono, sono stati documentati, ma in molte specie animali, per esempio gli insetti.
la peregina è in grado, secernendo queste sostanze, di inibire lo sviluppo dei genitali nelle sue amiche di alveare, nelle operaie, perché lei deve essere l'unica. Ciò nonostante, la scienza oggi ci dice che se qualcuno ha provato a vendervi delle boccettine, delle essenze, dei profumi tali da rendervi irresistibili, avete speso dei soldi più o meno inutilmente. Quando si parla di diottrie in ambito sessuale, c'è un'unica rima, non fa neanche rima però, masturbazione. Diciamo che la masturbazione è una di quelle cose che la storia ci dice che essere nata più o meno con l'uomo, nel senso che abbiamo reperti archeologici risalenti addirittura al tempo delle caverne, per intenderci, dei veri e propri falli in pietra, anatomicamente perfetti, e levigatissimi, dei veri e propri sex toys, dei Flintstone, per intenderci. Ciò nonostante, la masturbazione, siamo nel 2017, già solo a pronunciarla qua dentro, tutti rigidi, non è che andiamo in giro per strada a dire ah, vado a masturbarmi, insomma, ecco, tutti che ridono, lo fanno tutti, lo fanno uomini, lo fanno le donne, lo fanno da sempre, eppure è un tema tabù. Questo è sicuramente uno dei temi che ho incontrato più spesso quando cercavo, insomma, di cosa parlare in questo libro. E se ne parla in continuazione, si dà per scontato che cosa sia, cosa serva, tuttavia è uno dei temi più sconosciuti che ho incontrato. E una cosa divertente è che appena è uscito il libro, alcune persone mi fermavano e dicevano: guarda, sono contentissimo, ho letto il libro, l'ho letto solo perché mi hanno detto, guarda, a pagina tal dei tali c'è scritto come trovare il punto G. Ho detto, vabbè, grazie, buttiamo via tutto il resto, arrogo. E, altra cosa, tutte donne, agli uomini il punto G, frega nulla, grazie. E, vabbè, torniamo a noi, punto G, tema abusatissimo, ma allo stesso tempo, all'interno della scienza, è un tema di dibattito, non è così scontato. Ci sono scienziati che litigano sul punto G. Da una parte della tavola, quelli che dicono: ragazzi, abbiamo una concentrazione di terminazioni nervose sulla parete anteriore della vagina, lì convergono diverse strutture anatomiche, quello è il punto G, quell'area è il punto G. Stimolandolo si hanno degli orgasmi parecchio intensi, in alcuni casi. Altri che invece dicono: no, punto G, non abbiamo strumenti a sufficienza, non esistono strumenti tali da definire una struttura anatomica che possiamo chiamare punto G, non c'è un organo, un tessuto che possiamo chiamare punto G. Allora, il punto G non esiste, è un mito moderno. Ed è un'ottima scusa se siete tra quei mariti che non lo trovano. Bene, rilassatevi perché siamo arrivati all'apice. Allora, io probabilmente sono anche un po' sfigata, ma io i vicini rumorosi li ho avuti, voi non so. Però non penso di essere l'unica, tutti penso abbiamo udito prima o poi nella vita qualcuno che gemeva, a livello magari anche da darci fastidio. Sta di fatto che mentre noi magari in quei momenti ci interroghiamo del tipo: ah, chissà come fa in effetti a ottenere questo risultato, chissà come fa a far gemere quella persona così, alcuni scienziati nel loro bel laboratorio si chiedevano: quali saranno mai le ragioni scientifiche per le quali le donne gemono così tanto a letto? Perché statisticamente sono le donne a gemere più spesso, questo è un dato di fatto. Grazie a questi scienziati curiosi sappiamo oggi che a geme, se gemiamo, e effettivamente lo fanno molto di più le donne, come dicevo, non è esclusivamente per comunicare il nostro piacere, il nostro tasso di piacere o il nostro orgasmo, ma per esempio un recente studio inglese racconta come invece la maggior parte delle donne dichiari di gemere in concomitanza dell'orgasmo del partner, quando il partner sta per eiaculare, e quindi usando la voce come uno strumento per potenziare l'eccitazione del partner, per soddisfare, per gratificare il compagno, un gesto quasi, insomma, ammirevole, generosità estrema. Ma c'è dell'altro, perché ho scoperto, sempre scavando in questi studi, che le donne che dichiarano
dichiaravano di gemere più spesso, più frequentemente, erano anche le stesse che dichiaravano di fingere più spesso l'orgasmo. E anche le stesse che dichiaravano di avere più timore di essere tradite dal partner. Quindi più gemiti, più finzione dell'orgasmo, più paura del tradimento, quasi come se la voce potesse fungere da ventosa per tenersi accalappiato il compagno. Serissimi, ho sfasciato qualche coppia, non lo so, ma a discolpa del pubblico femminile volevo sottolineare che altri studi spiegano invece benissimo come appunto l'attività sessuale, che di fatto è anche un'attività sportiva, possa condurre all'iperventilazione, un respiro estremamente affannoso, e in quel caso è normalissimo vocalizzare. Partono dei gemiti, possono partire dei gemiti totalmente irrefrenabili, involontari e non premeditati. E direi che questo è un motivo sufficiente per darci il beneficio del dubbio. E vi ringrazio per l'attenzione.